Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Il giorno dopo la visita del Premier Matteo Renzi, il governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso commenta soddisfatto l'esito degli incontri istituzionali e parla di impegni concreti presi dal Presidente del Consiglio nei confronti della regione Abruzzo. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. È stata la seconda visita del Premier Renzi in Abruzzo a distanza di 6 mesi. Se prima si era fatto un gran parlare dell'assenza del capo di governo dall'Abruzzo come trascuratezza e disinteresse, dopo la visita di ieri e l'annuncio dello stanziamento di 60 milioni di euro per la ricerca del Gran Sasso Science Institute e soprattutto di quelli per la ricostruzione di L'Aquila, oggi il governatore D'Alfonso parla di nuovo interesse e di impegno preso da parte del suo leader di partito. Lui ha inserito pienamente l'Abruzzo nell'agenda del governo. Dal 25 di agosto assunse due impegni e li ha mantenuti entrambi: quello di risolvere Ombrina, di accelerare le procedure amministrative per la ricostruzione dell'Aquila, terzo, di fare in modo che l'Abruzzo avesse un'importante dotazione per il master plan che puntualmente è arrivata. Adesso siamo davanti ad altri risultati. Soddisfazione dunque per le due visite che hanno coinvolto L'Aquila e Chieti e l'annuncio di un ritorno ad agosto per monitorare il lavoro compiuto nella città ferita. Luciano D'Alfonso sembra aver ottenuto le tanto attese ed agognate attenzioni nei 2 anni precedenti. Ma di più, io ho percepito proprio uno schierarsi nel cantiere Abruzzo. Queste dunque le parole del presidente D'Alfonso. Non sono tutti soddisfatti però della visita di Matteo Renzi. Tra chi critica c'è il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, che ha detto importante e significativa per il sistema economico regionale la visita del presidente del Consiglio Matteo Renzi ai laboratori del Gran Sasso e alla Walter Tosto di Chieti. Grave però da parte della regione non aver invitato Confindustria e i suoi vertici regionali e locali che sono stati inspiegabilmente ignorati. Il presidente di Confindustria si è espresso così, evidenziando come l'importanza importante incontro istituzionale avesse un taglio spiccatamente di interesse economico e imprenditoriale, avendo al centro dell'interesse temi come quelli legati al Job Act e alla ricerca. Tra i critici alla visita di Renzi in Abruzzo anche Forza Italia con l'Apelino, che ha detto: la realtà dell'Abruzzo è purtroppo diversa dal solito quadro ottimistico, magari dipinto con battute, sorrisi e slogan, che il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha rappresentato ieri durante la sua visita. Non basta fare il protagonista, ha continuato l'Apelino, all'interno di una delle aziende più produttive della regione, perché la situazione del tessuto economico regionale abruzzese resta critica. E a proposito di situazioni critiche rispetto al lavoro, questa mattina sono tornati in piazza gli ex lavoratori interinali di Attiva. La loro contestazione si è unita a quella dei dipendenti della ASL dell'Aquila, che il 31 marzo vedranno scadere i propri contratti senza certezze sul futuro. La marcia è partita da Piazza Sacro Cuore e si è snodata per il centro città fino a raggiungere il municipio dove si stava svolgendo il Consiglio regionale. Vediamo. Ancora protesta per i lavoratori interinali di Attiva, che questa mattina hanno indetto una marcia con destinazione finale Consiglio regionale, quello che oggi si è svolto presso il comune di Pescara. Oggi è una giornata per protestare più in generale contro il precariato della pubblica amministrazione, per quello saranno presenti anche una delegazione dei precari dell'ASL di L'Aquila. Quindi portiamo avanti questo concetto, che il precariato uccide, stanca e porta solamente povertà, soprattutto nella pubblica amministrazione. Qualche settimana fa è stato proprio il sindaco di Pescara a dare una risposta che è arrivata e che insomma non è stata quella attesa dai lavoratori interinali. Ecco, cosa dovrebbe cambiare oggi? Dovrebbe cambiare il punto di vista del sindaco, perché noi non siamo soggetti da reinserire nella società tramite tirocini, noi siamo delle persone a cui è stato negato un diritto e che vogliono che questo diritto venga riconosciuto. Ad aggiungersi agli oltre 60 lavoratori, oggi ci sono anche quelli dell'ASL di L'Aquila, che il 31 marzo si troveranno disoccupati dopo 4 anni e che oggi chiedono sostegno alle istituzioni regionali. Noi chiediamo di rispettare la nostra dignità in quanto siamo stati comunque messi da parte dopo 4 anni di lavoro, 3 anni di lavoro, 2 anni continuativi addirittura, e noi siamo qui per rivendicare il nostro diritto.
La scadenza quando sarà? Il 31 marzo ci scade il contratto e non sappiamo che fine facciamo. Ed ora apriamo la pagina della cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara ha sgominato una banda dedita allo spaccio di stupefacenti e pronta ad effettuare furti nell'area metropolitana di Chieti Pescara. Nel bagagliaio di un'auto risultata rubata avevano coltelli, una scacciacani ed attrezzi da scasso. A casa di uno dei fermati è stata trovata merce rubata, un fucile da caccia completo di circa 300 munizioni ed un arsenale di coltelli ed armi bianche, tutto detenuto illegalmente. La Guardia di Finanza di Pescara ha smantellato una diffusa rete di spaccio di cocaina e hashish nell'area metropolitana, costituita da una banda pronta anche a rapinare esercizi commerciali della zona. Quattro le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari di Pescara Gianluca Sarandrea su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Gennaro Varone nei confronti di un 50enne e un 32enne entrambi di Montesilvano e un 37enne albanese domiciliato a Roma. Obbligo di dimora invece per un 36enne di Montesilvano. Tutti sono indagati per spaccio di stupefacenti, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi. Nel contesto dell'operazione sono state effettuate anche varie perquisizioni domiciliari con l'ausilio di due unità cinofile in provincia di Pescara e a Roma. Le indagini condotte dagli uomini del nucleo di polizia tributaria di Pescara erano state avviate a margine della più complessa operazione Ariosto 2013 a contrasto del traffico di stupefacenti che nel giugno scorso aveva disarticolato una organizzazione criminale senegalese con l'arresto di 29 persone. È partita da Torino l'inchiesta sulla concessione dei certificati per la prevenzione antincendio che ha portato agli arresti con l'accusa di corruzione Nazareno Feliciani, il vigile del fuoco eroe di Onna nel dopo terremoto del 2009. Il servizio di Germano D'Orazio. C'è anche Nazareno Feliciani, il vigile del fuoco eroe di Onna, tra gli arrestati nell'inchiesta per le mazzette nel rilascio dei certificati di prevenzione antincendi. Subito dopo il terremoto dell'aprile di 7 anni fa, era a capo di una squadra di 18 vigili del fuoco che portò i primi soccorsi nel paese devastato dal sisma. Attualmente in servizio al Comando Provinciale di Roma, si trova ora agli arresti domiciliari. Anche di fronte al suo nome, i vigili del fuoco che nel 2014 hanno fatto scattare l'inchiesta dei carabinieri di Torino non hanno esitato un solo attimo a far partire gli accertamenti. Onore a loro, che sono stati estremamente collaborativi e attenti anche in una situazione così delicata, ha ribadito in conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, il colonnello Arturo Guarino. Restiamo all'Aquila, torniamo a parlare di ricostruzione. I consiglieri di Noi con Salvini hanno denunciato lo stato delle frazioni del comprensorio aquilano completamente abbandonate dopo il terremoto. Ascoltiamo il servizio di Daniela Rosone. Ricostruzione delle frazioni ferma al palo, 41 milioni di euro circa stanziati nel 2015 per le frazioni dell'Aquila a fronte degli oltre 400 milioni impegnati per il centro della città. Dopo 7 anni, per i consiglieri comunali del gruppo Noi con Salvini, la situazione è inaccettabile. Noi abbiamo fatto l'accesso agli atti così come lo facemmo l'anno scorso per avere il quadro preciso di quelle che sono la situazione di fatto della ricostruzione delle frazioni. E purtroppo denunciamo, così come fatto l'anno scorso, che sulla ricostruzione nelle frazioni è praticamente all'anno zero e ferma, tenendo presente un aspetto che le somme che vengono impegnate per la ricostruzione dei centri storici delle frazioni sono il 7% dell'importo che viene impegnato per quella che è la ricostruzione della città. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che sulle nostre frazioni nei centri storici sono ormai destinate a morire. Questa amministrazione aveva dichiarato ai 420 che ci sarebbe stata un'accelerazione durante il 2015. In realtà sono stati stanziati soltanto 41 milioni di euro. A differenza del centro storico della città, dove sono stati 465. Ecco, il sindaco ha detto che il 2016 sarebbe stato un po' l'anno del rilancio, tra virgolette, delle frazioni, che si sarebbe lavorato su questo. Ci credete? Non ci crediamo perché doveva esserlo già il 2015, non ci crediamo perché dagli impegni che sono stati fatti, diciamo così, per l'approvazione della parte prima delle schede parametriche, le proiezioni che si fanno sono sostanzialmente uguali all'anno che è appena passato. Quindi è la solita bufala, poi arriveranno al 2017 con una promessa in campagna elettorale che ricostruiranno, faranno, diranno. In realtà sulle frazioni c'è stato e ci sarà un totale abbandono perché questa amministrazione non è interessata alla ricostruzione dei centri storici delle frazioni.
solleviamo un altro problema che è enorme. Non vogliamo che si verifichino le stesse problematiche che si stanno verificando sul centro storico della città riferito ai sottoservizi. Sui sottoservizi nelle frazioni ad oggi ancora non viene posto in discussione nulla, il che significa che il rischio è che una volta che saranno rifatte le case non ci saranno i sottoservizi, e quindi in maniera molto forte oggi denunciamo anche quest'altro aspetto. Cambiamo argomento, una nuova strada per collegare velocemente Lanciano ad Ortona. Il progetto preliminare in fase di studio e questa mattina nella sede pescarese della Giunta regionale è stato illustrato dal presidente della provincia di Chieti e sindaco di Lanciano Mario Pupillo e dai sindaci di Frisa e Poggiofiorito. La strada ha una lunghezza di 6,1 km, due dei quali realizzati su un tracciato ex novo, e rappresenta un collegamento strategico per proiettare l'area frentana verso nord. La strada è già inserita nel nuovo piano regolatore di Lanciano e di Frisa. È una strada importante realizzata per collegare l'area della Marrucina a Lanciano attraverso i comuni di Poggiofiorito e Frisa al fine di migliorare i servizi ai cittadini, dalla sanità al turismo, ha osservato il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. E adesso restiamo sempre nell'area frentana ad Ortona. Il centrodestra porta in consiglio regionale una interpellanza sul caso del declassamento del porto di Ortona dopo l'annuncio del consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro sulla volontà di far ricadere sotto l'autorità portuale di Civitavecchia l'infrastruttura, creando così collegamenti importanti nella direttrice Adriatico-Tirreno. Ma il destino del porto di Ortona sembra però avvicinarsi sempre di più a quello dell'autorità portuale di Ancona. Tra i punti all'ordine del giorno c'è l'interpellanza fatta in merito al dragaggio del porto di Pescara da un lato, e poi sempre sullo stesso tema si parla del declassamento dei porti, e quindi sfuma anche il sogno di Civitavecchia e resta quello di Ancona. Ma insomma, questo governo regionale un po' di chiacchiere ne ha fatte tante, insomma, ci dà delle indicazioni, ne escono altre, non ultima quella di aver individuato Civitavecchia come porto nostro di riferimento anziché Ancona, che era, diciamo, la cosa naturale. Dopo mesi e mesi che ci si è detto Civitavecchia, all'improvvisamente esce Ortona. Credo che questo il Presidente ce lo debba spiegare, soprattutto ci deve far capire peraltro perché è più interessante Civitavecchia rispetto ad Ancona. A me sembra che le stesse marinerie sostengono il contrario. Io non sono un tecnico, non sono un tuttologo, per cui vorrei capire il motivo effettivo e soprattutto se c'è stato un reale confronto con i portatori di interessi del mare, quindi con la capitaneria, con la marineria, che mi sembra che questa posizione non è condivisa. E su questo argomento è intervenuto il presidente della giunta regionale, che ha detto: noi guadagneremo la connessione funzionale dei porti abruzzesi con il porto di Civitavecchia e poi faremo una battaglia per mantenere sia Pescara che Ortona le sedi dell'autorità marittima civile, che risponde in maniera più efficace e puntuale alle istanze che arrivano soprattutto dalle imprese relativamente agli scali abruzzesi. Dunque così rispetto alla polemica sollevata anche da Forza Italia. Cambiamo argomento, all'ordine del giorno del Consiglio regionale c'era una legge per spostare i limiti di edificazione in prossimità dei fiumi. La denuncia sulla pericolosità di questa legge arriva dal Movimento 5 Stelle. Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle, questa volta riguarda una legge presentata al Consiglio regionale. Si parla di un rischio che riguarderebbe la costruzione di edifici abitativi spostando da 150 a 50 metri la distanza dall'argine. In un periodo in cui si parla di rischio esondazione, problemi idrogeologici, cosa scopriamo? Che maggioranza di governo e centrodestra hanno approvato in commissione, col voto contrario nostro, di una norma che abbassa da 150 metri a 50 metri l'ampliamento delle edificazioni a fianco ai corsi d'acqua. Cosa vuol dire? Che ieri per ampliare una struttura a fianco a un corso d'acqua dovevi metterti a 150 metri. Oggi, se passerà questa norma, si può realizzare anche a 50 metri, quindi con un rischio esondazioni, problema del rischio idrogeologico, e quindi si va ad abbassare notevolmente i margini di tutela. Questa è una cosa gravissima, noi siamo stati l'unico movimento a votare contro in commissione, ci opporremo oggi in consiglio, faremo una grande battaglia e ci auguriamo che, come accade spesso, ecco l'importanza del Movimento 5 Stelle, che facciano marcia indietro.
Lasciamo la pagina dedicata al Consiglio regionale di questa mattina a Pescara e restiamo sempre a parlare del capoluogo adriatico relativamente ad un suo gioiello per lungo tempo dimenticato, cioè il Teatro Michetti. Dopo più di 100 anni dalla sua realizzazione, il Comune di Pescara assieme alla Regione ha annunciato l'avvio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico dello storico teatro pescarese. Nuova vita al Teatro Michetti di Pescara. L'amministrazione comunale, in una conferenza congiunta al governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, annuncia interventi che interesseranno da un lato l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza e ad altri interventi di opere civili. Finalmente arriviamo ad una fase di completamento del Teatro Michetti, dopo che nella passata amministrazione di centrosinistra l'avevamo acquisita al patrimonio comunale, era di soggetti privati, l'abbiamo resa pubblica. Però sono cambiate le leggi, soprattutto per quanto riguarda la sismicità del territorio pescarese, e quindi si è reso necessario ristrutturarlo anche in funzione di renderlo agibile sotto l'aspetto sismico. Grazie a un intervento, o meglio adesso un duplice intervento della Regione attraverso i fondi PAR FSC, abbiamo a disposizione 2 milioni di euro. Il primo per un lotto funzionale, il primo lotto funzionale è quello della ristrutturazione sotto l'aspetto statico. Poi ci sarà un secondo intervento per quanto riguarda il completamento della struttura e poi alcune opere finali, alcuni ammenicoli finali e finalmente il Teatro Michetti tornerà nella fruibilità della collettività, non solo pescarese. Cambiamo ancora argomento. Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Isteria Monocytogenes dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo sta dando un contributo di fondamentale importanza nella gestione dell'emergenza del focolaio di listeriosi, malattia di origine alimentare che è in corso nell'Italia centrale, nelle Marche. In particolare nel 2015 è stato registrato un incremento significativo del numero dei casi di listeriosi. L'impiego di metodi innovativi di biologia molecolare ha permesso al laboratorio dell'IZS Teramano di associare gli 11 ricoveri e i 2 decessi al consumo di coppa di testa prodotta a Monsano in provincia di Ancona. Le indagini sono ancora in corso. A scopo cautelativo il Ministero della Salute ha avvisato di non consumare i prodotti della ditta Salumificio Monsano SRL, sospetta di essere all'origine del focolaio, ditta che commercializza i prodotti a base di carne contrassegnati da numero di riconoscimento CEIT1523L. La listeriosi è una grave patologia con esito spesso letale causata da un batterio appunto alla Listeria Monocytogenes. Nell'Unione Europea nel 2014 sono stati segnalati 2161 casi nell'uomo con mortalità superiore al 15%. Il batterio responsabile dell'infezione si trova nel terreno, nelle piante e nelle acque. Anche gli animali possono essere portatori del microorganismo. Il consumo di alimenti contaminati è la principale via di infezione, per questo si raccomanda una buona cottura dei cibi. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. In vista della partita di sabato all'Adriatico Cornacchia tra Pescara ed Ascoli, la trasferta è stata vietata ai tifosi ospiti. Il prefetto di Pescara Francesco Provolo ha infatti disposto il divieto di vendita dei taglianti ai residenti della Regione Marche, provvedimento necessario per le rilevanti criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico, vista la segnata ostilità tra le due tifoserie. Intanto sul fronte squadra, ieri notizie poco confortanti per il tecnico Massimo Oddo, l'influenza ha bloccato Torreira, Selasi e Caprari, contrattempi anche per la Padula, Zampano e Mandragora. Coda è tornato in gruppo, Fornasiera invece dovrebbe farlo domani. Nella prossima intervista il rammarico del centrocampista Benali per la sconfitta subita a Cagliari, l'intervista è di Paolo Renzetti. Ma per la prova del Pescara per un'ora sicuramente sì, crediamo. Sì, abbiamo fatto una grandissima prova di squadra, penso che il primo tempo non c'è da discutere, poteva essere tranquillamente 3-0 per noi, purtroppo siamo andati dentro 1-0 e non ci basta. Qualche errore di troppo però sotto porta? Sì, si può dire sì,
abbiamo sbagliato tanto davanti alla porta, siamo arrivati fino a fondo, però penso che pure c'era un rigore secondo tempo che non ci è dato, però ci può stare. Noi cerchiamo di fare sempre quello che abbiamo sempre fatto, pure oggi abbiamo fatto bene, manca ancora tanto, quindi guardiamo davanti, mancano 15 partite, cerchiamo di vincere tutte le partite possibili. A proposito di futuro, ora ci sono due gare in casa, sabato prossimo l'Ascoli e poi il Trapani, ovviamente dovrete cercare di conquistare 6 punti. Sicuramente, perché da 3 partite che non abbiamo vinto più, da 2 settimane che non abbiamo vinto, poi cerchiamo di vincere queste 2 partite in casa, poi ci sono partite importanti questo mese, perché poi penso che dopo quello andiamo proprio a Vercelli, Novara, Crotone, quindi ci sono 5 partite importantissime e cerchiamo di vincere tutte. Doppia seduta di allenamento per la Virtus Lanciano in vista del Bari, acciaccato vitale alle prese con un affaticamento muscolare. In casa del Bari invece l'attaccante Maniero salterà la partita del Biondi di sabato per una distorsione al ginocchio riportata ieri durante l'allenamento. Dimesso dall'ospedale, il tecnico Camplone deve attendere ancora qualche giorno prima di poter tornare sulla panchina a dirigere la squadra dei Galletti Pugliesi. Scendiamo in Lega Pro perché sono state diramate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. L'Aquila Tutto Cuoio in programma sabato alle ore 15 è stata assegnata a Candeo di Este, mentre Teramo Maceratese domenica alle 17.30 a Mainardi di Bergamo. E parliamo proprio del Teramo adesso. Riprendono oggi gli allenamenti in casa del Diavolo in vista della gara di domenica prossima contro la Maceratese. Nelle parole del difensore Marco Perrotta, tutta l'amarezza per la prova abulica contro la Lupa Roma. Perrotta, Vivarini ha detto che al Teramo oggi è mancata la cattiveria, quella che invece ha messo in campo la Lupa Roma. Sì, ha assolutamente ragione, perché siamo scesi in campo con l'intensità giusta come sempre. Loro, diciamo, hanno approcciato meglio la partita sulla cattiveria e sui rimpalli e hanno vinto, diciamo, più seconde palle di noi. Sono stati bravi a sfruttare l'unica occasione che c'è stata la partita, hanno fatto gol sul rigore. Questa poteva e doveva essere la gara della svolta, una vittoria avrebbe avvicinato il Teramo alle zone nobili della classifica, invece questa sconfitta rischia di chiudere definitivamente ogni discorso diverso da quello della salvezza. Sì, sicuramente doveva essere la partita della svolta, infatti siamo molto arrabbiati perché è una partita da vincere a tutti i costi e, diciamo, c'è un po' di rammarico tra di noi perché potevamo dare un po' di più come squadra, diciamo. E poi penso che dobbiamo rincorrere fino alla fine perché mancano ancora tante giornate, anche se è molto dura, però dobbiamo crederci. Come si può spiegare questo passo indietro della squadra, oltre che dal punto di vista del gioco, anche proprio della cattiveria agonistica? Ma non lo so, ci sono tante scusanti, ma noi, cioè, non abbiamo scuse, dovevamo scendere in campo, ora, cioè, abbiamo sbagliato, però ci può stare, dobbiamo ripartire perché questa sconfitta ci servirà da lezione per la prossima partita e da qui fino alla fine campionato. Accetto le critiche di oggi, però sicuramente non possiamo accettare le critiche di tutto il campionato perché è solo una piccola sbavatura. Stiamo facendo un gran campionato e quindi i tifosi ci devono dare sostegno come sempre per aiutarci a vincere. E adesso andiamo in casa dell'Aquila. C'è apprensione per le condizioni fisiche del difensore Emanuele Pesoli, bloccato da un problema alla caviglia, mentre noi andiamo ad ascoltare il servizio di Gianmarco Menga con l'intervista all'attaccante De Sosa. I rossoblù sono tornati al lavoro agli ordini del tecnico Carlo Perrone, che sta pensando alla prossima missione di campionato. Battere sabato in casa il Tutto Cuoio e rosicchiare punti preziosi alle dirette concorrenti alla lotta salvezza. Il cammino è ancora lungo e tortuoso, ma lo spirito e la compattezza messe in mostra a Savona lasciano ben sperare l'ambiente aquilano, rivitalizzato dopo le buone prove delle ultime settimane.
Sul fronte squadra, se da un lato c'è da sorridere per il ritorno in campo del centrale difensivo Giordano Maccarrone, lo stesso non si può dire per il compagno di reparto Emanuele Pesoli, che anche oggi è rimasto a riposo per una distorsione alla caviglia. In mattinata l'ex Pescara si è sottoposto ad un'ecografia, ma solo nelle prossime ore si potrà capire realmente l'entità dell'infortunio e se Pesoli potrà recuperare in tempo per sabato. Chi non mancherà invece all'appuntamento con il tutto cuoio è il capitano Claudio De Sousa, tornato al gol dopo quasi 3 mesi proprio nel blitz di sabato scorso a Savona. È stato importante tornare al gol per me, ma soprattutto per la vittoria, perché in questo momento abbiamo bisogno di punti e è stato fondamentale, è stata una bella partita. Ecco, tra l'altro adesso arriva sabato il tutto cuoio, un altro scontro diretto, soprattutto per cercare di accorciare sulle dirette concorrenti. Assolutamente sì, tutto qua è una squadra che come noi lotterà fino alla fine per la salvezza. Il nostro obiettivo è quello di puntare alla salvezza diretta, quindi partita fondamentale sabato, come le prossime 3 partite del resto. Ormai sembra che l'Aquila abbia trovato una quadratura con questo 3-4-3, tra l'altro forse è migliorato anche lo spirito di gruppo. Da capitano cosa pensi? Ah, sicuramente sì, dopo tante partite i nuovi arrivati stanno facendo molto bene. Sia Francesco in porta che Emanuele ci hanno dato una grossa mano e quindi abbiamo trovato una quadratura che ci permette di non subire sempre gol o comunque di non regalare gol agli avversari e quindi partiamo con avvantaggiati, insomma. Un'ultima sul modulo, perché sei stato schierato dal tecnico Perrone in una posizione un po' inedita per te, esterno del tridente. Come ti sei trovato con Perna e San Domenico? Ma bene, noi abbiamo diverse soluzioni. È normale che io sono una seconda punta, però qualora bisogna giocare con questo modulo mi adatto anche a fare l'esterno a destra. C'è un po' più di sacrificio da fare, ma per la squadra e per l'obiettivo finale sono disposto a farlo. Cambiamo disciplina adesso. Per il secondo anno consecutivo Silvi ospiterà l'Italia Beach Soccer, manifestazione organizzata dall'ex calciatore di Serie A Maurizio Iorio. Sono 6 le squadre partecipanti, vediamo. Maurizio Iorio torna a Silvi, l'Italia Beach Soccer, dal 29 giugno al 3 luglio, un altro importante appuntamento dopo il successo dell'anno scorso. Per fortuna torno, perché sono stato così bene, ho incontrato delle persone meravigliose, un'organizzazione fantastica, un paese bellissimo. Sono molto fiero e contento di aver potuto insieme alla stessa organizzazione, all'amministrazione comunale, ricreare un nuovo evento. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è ancora più prestigioso, perché è un primo campionato a 6 squadre, 6 nazioni che verranno da tutte le parti del mondo a livello mondiale. Ci stiamo lavorando da parecchi mesi, per cui questa conferenza stampa che va a suggellare tutto l'impegno che abbiamo preso mi riempie veramente di grande soddisfazione e grande gioia. Macchina organizzativa già al lavoro, avete scelto nuovamente Silvi perché evidentemente lo scorso anno avete avuto quel ritorno che vi aspettavate. Silvi l'anno scorso è stata a dir poco straordinaria e non è falsa retorica, veramente è stato un evento che è entrato nel cuore, mi auguro anche per la cittadina di Silvi e per la sua gente, per me, la mia organizzazione e tutte le nazionali che fanno capo alla mia società. Silvi Marina è ormai tappa d'obbligo, tutti quanti le nazionali chiedono di venire a giocare qua. Già dallo scorso anno, l'ultima serata, prima di salutarci con Maurizio Iorio, eravamo rimasti d'accordo che questa esperienza sarebbe stata ripetuta e anche ampliata. Siamo stati di parola, perché non solo la ripetiamo, ma quest'anno sarà allargato a 6 nazioni e ci saranno circa 2 giorni in più. Questa era l'ultima notizia del TG6 Giorno, grazie per averci seguito fino ad ora. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e poi alle ore 23. Grazie ancora, buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV6.